Buonasera a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Donne da Spalti. So che vi siamo mancate, ma siamo tornate. Io direi di iniziare subito presentando innanzitutto la mia co-conduttrice, quindi Elisa, buonasera. Ciao Gaia, ciao ragazzi, buonasera. Buonasera. Poi presenterei Nicole. Ciao ragazzi, Ciao, buonasera. buonasera. Tutto bene? Tutto stancamente bene. Si E vede anche un po' dalla faccia, però ci sono, ci sono. poi stasera abbiamo anche Veronica. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Più Ciao. tardi avremo anche un altro ospite che entrerà dopo la partita del Napoli, che sta vincendo 1-0 con un gol molto di culo. Comunque io saluterei Doc e poi mi dissocio da Guy Out. Io mi dissocio. Ci dissociamo Quindi, tutti. esatto, ci dissociamo tutti. Io direi di partire subito, visto che abbiamo solamente Juve e Roma di cui parlare, iniziamo dalla Roma. Quindi, Nicole, prendo te. Allora, Vai. sull'ultima Finirà. partita? No, sono partita. Vai, vai, Ah, no, parla, parla. l'ultima partita è andata bene perché, come tutti sapete, abbiamo vinto 1-0. Si è presentato Ola Solbakken con appunto il suo primo gol dopo la sua prima appunto partita da titolare. Perciò un ragazzo assolutamente confermato, per me ha delle bellissime caratteristiche e non vedo l'ora appunto di vederlo di più in campo. Questa è stata un'ottima opportunità per lui, visto comunque lo stop di Dybala. E diciamo che è stata una partita particolare perché ho visto Mourinho mettere giù la solita difesa a 3 quando è in emergenza e a me la Roma quando gioca a 3 dietro non mi convince mai tantissimo, però devo dire che l'altra sera mi hanno convinto diversi personaggi in campo, che sono stati Spinazzola dal primo minuto, che mi è piaciuto tantissimo, riusciva comunque a dar velocità sulla fascia, a scartare, cioè sull'uno contro uno, l'ho visto anche andare via con l'uomo e la palla al piede, perciò top. Sembrerebbe che la Roma abbia fatto pace anche con Karsdorp, e mi sento di promuoverlo perché ha giocato, però ecco. Ne deve ancora mangiare di pasta asciutta prima di convincermi. Ciao Snake. Poi mi ha convinto, vabbè, Solbakken assolutamente, e Belotti che comunque si è visto entrare al 15° minuto, ho visto che è entrato subito in partita, mi è piaciuto tantissimo e devo promuoverlo. Infatti dalla chat mi chiedono Belotti. Allora, sapete benissimo che a me Belotti non mi fa impazzire. Chiaro che come seconda risorsa d'attacco va benissimo. Ovvio, preferisco Abraham tutta la vita, però Belotti è entrato subito in partita, ha fatto quello che doveva fare, si è sacrificato tanto, faceva molto sponda, cercava subito di andare incontro alla palla. Perciò ottima partita, bene così. So che Belotti con un po' più di minuti sulle gambe sicuramente migliora. Però ecco, quando lo metti al massimo con tipo adesso abbiamo la Cremonese, tu dici vabbè, la puoi rischiare, ma vista la figura di Emre che abbiamo fatto in campionato proprio contro di loro, scusate, in Coppa Italia proprio contro di loro, ho paura, sinceramente. Direi, boh, io sinceramente Belotti non l'avrei proprio preso neanche come seconda riserva. A me proprio non mi piace per niente. Guarda, mi trovi d'accordo? Io come operazione di mercato non l'avrei minimamente considerato. Adesso che ce l'ho, ti dico chiaro, come seconda scelta va benissimo, ma sempre come seconda scelta. Abraham Ma non si invece tocca. di Dybala si sa qualcosa? Cioè, ho visto che è uscito per infortunio. Esatto, sembrerebbe però che non sia un infortunio grave. Ora non ti so dire quanto tempo sta fuori, chiaro che spero il meno possibile. Ho letto già che in Beh, teoria ovvio. giovedì dovrebbe tornare, cioè non Sì, penso no, dovrebbe tornare, però. no. Infatti non si ha la certezza, però è questione di non troppe partite che salti. E Abram invece ho letto pure, mi sembra di aver letto pure di lui, perché mi arrivano le notifiche del Fantacalcio. Allora, lui ha fatto la storia dicendo che l'occhio sta bene, che lui sta bene. Anche lì non hanno dato tempistiche precise,
Però sembrerebbe anche lui che possa recuperare il prima possibile. Speriamo il prima possibile, perché fuori tutte e due per la Roma in un colpo solo è tipo la morte. Cioè, Dybala, Abraham e anche Pellegrini, che ok, Ah, Pellegrini non ha ok. dimostrato tantissimo nell'ultimo periodo, però vedendo che abbiamo giocato con Bove, io ti dico, forse mi tengo il Pellegrini a metà. Beh, certo, sì. E qua invece Doc dice: Nicola, ricordati cosa ho sempre detto riguardo dove arriverà la Roma a fine stagione. Dai. Ok, io non dico niente perché se Doc è realmente un talismano lo scoprirò solo a fine stagione, però è chiaro che mi piacerebbe che lui abbia ragione, non vi dico su cosa, perché faccio un po' come i napoletani stasera, sono scaramantica, mi sto Stasera. Esatto. Poi dicono Nicole, ma sai nascondere la maglia della Lazio dietro di te? Ma che sei a Dio? Ma Ma dove l'hai presa? Anzi, forse l'unica cosa bella che mi faccio vedere è tipo questo libro. Lo beh. riconoscete tutti? Vi do un Sì. indizio, è tutto tranne che laziale. Direi. È Poi tipo l'anti-Lazio. questo fai complimenti. Nicola, se la Roma fosse bella la tua metà, si giocherebbero scudette con il Napoli. Sì, ecco. Allora, spero che la Roma migliori non solo a livello di bellezza quanto di qualità in campo e sono sicura che anche con queste belle doti possa arrivare tanto in alto. E appunto, prima stavi parlando di Pellegrini, no? Cioè, quest'anno Pellegrini non ci sta più tanto, No, allora credo che sia un problema di condizione fisica, però c'è anche da dire che fa proprio fatica, diciamo, con le intenzioni di gioco e non so se è proprio un problema di messa in campo, che appunto non riesce a trovare gli spazi, le linee di passaggio. Io devo dire che in centrocampo quest'anno c'è Cristante che ci sta veramente parando la qualunque. Senza Cristante a fianco a lui avrei sinceramente avuto paura in centrocampo. C'è anche da dire che però il centrocampo funziona, funziona, ecco, non troppo bene, ma neanche fa schifo. Mi piace Matic. Sì, ecco, Pellegrini non mi sta convincendo al 100%, però è il capitano e penso e credo che in una squadra il capitano serva in qualsiasi modo, anche se a livello fisico sei a metà, però Pellegrini è uno che a Roma ci sta da tanti anni, anche se è comunque un capitano giovane rispetto alle abitudini di noi romanisti, però in qualche modo penso che possa servire. Ecco, chiaro che mi aspetto il Pellegrini al top, spero che si riprenda. Sì, ma anche perché a vederlo così è un po' brutto, cioè rispetto alla stagione scorsa non è proprio lui. Assolutamente sì. Praticamente è bravo a tirare le punizioni, ti fa il gol da o calcio piazzato o da rigore, però ecco, durante l'azione fa ben poco e questo mi dispiace sinceramente. Poi qua Vale chiede, ma di Mourinho pensi che sono parole di addio? Ah, sulle dichiarazioni. Cosa ha Esatto. detto? Allora, non le ho capite perché in realtà anche la Curva Sud ha spiegato bene che erano in protesta per tutto il discorso dei Fedain e che quindi non fischiavano l'allenatore e neanche i calciatori in campo. Sinceramente non so a che cosa si riferisse Mourinho. Se sono parole di addio, non ci credo, ma perché penso che nemmeno lui ci possa credere, cioè c'è ancora tutto il percorso in Europa e anche il Mourinho stesso, se la Roma dovesse arrivare in Champions, cosa fai? Lasci una squadra che hai creato in questi 2 anni e non calcoli la possibilità di giocarti la Champions League, che è il massimo campionato estero? Non lo so, Non è molto non da so cosa pensi. mentalità di Mourinho questa, quindi non penso, dai. Ma Cioè, no, è secondo appunto me. decidere. Non è solo una scelta dell'allenatore. Magari se la società vuole mandarlo via. Anche Sì, ma perché no, certo.
Se la Roma non si qualifica in Champions, secondo me è una stagione un po' fallimentare. Devi sempre vedere come va l'Europa League, perché l'anno scorso lo stesso discorso lo puoi aver fatto, poi però abbiamo vinto la Conference e l'annata l'abbiamo comunque recuperata, cioè l'abbiamo comunque, l'abbiamo dato un senso, ecco, all'annata. A sto giro ti posso dire uguale, però considerando che la Juve è fuori dai giochi, considerando che anche l'Atalanta è molto altalenante e vista settimana che hanno perso, cioè siamo già 3 punti avanti. Adesso siamo a pari merito col Milan. In realtà siamo terzi noi perché a livello di differenza reti siamo messi meglio noi, abbiamo una difesa migliore. Ti posso dire che al quarto posto ci credo. Anche perché manca ancora L'Atalanta talmente boh. tanto che cioè, può succedere Sì. veramente la Però qualunque. credimi, Eli, che è la prima volta in 5 anni che credo che veramente la Roma possa arrivare nei primi No, no, quattro. no, Io l'anno certo, ma scorso infatti non te lo era. No, vedevo, l'anno 2 anni fa, idem, eccetera. no, lo so, ma tanto era un commento a favore, nel senso che manca tanto, ancora mancano ancora tanti punti, quindi di conseguenza cioè, Sì, può basta ancora qualche riuscire. passo giusto della Roma, qualche passo falso delle altre. E comunque sei lì, cioè. Anche perché mo Esatto. l'Atalanta è un po' così, quindi già è una in meno. Dipende Tra l'altro tutto. abbiamo, cioè, la prossima giornata noi abbiamo la Cremonese, quindi voglio dire, non vai a perdere punti se ci tieni un Cheat. minimo. No, l'abbiamo No, detto. appunto, fammi toccare qualcosa, però c'è anche lo scontro diretto. Vabbè, si è anche visto, quindi ok. Però c'è lo scontro diretto tra Milan e Atalanta, quindi quella è un'ottima opportunità per o allungare ulteriormente sull'Atalanta o addirittura prenderti il terzo posto isolato perché il Milan va a perdere punti. Esatto. Poi ti prendo questa domanda, chiedendoti prima però come l'hai vista invece la partita scorsa, non la prossima. Cos'è successo a questa Roma contro Salisburgo? Male, nel senso che abbiamo avuto i primi 20 minuti neri, poi dopo la Roma ha trovato una quadra, ha iniziato a giocare, abbiamo collezionato occasioni su occasioni senza però finalizzare un bel niente e poi all'ultimo loro su un mezzo contropiede, quello lì è riuscito ad insaccare e a creare un gol di testa tirandola nel angolino con una traiettoria strana. È sfiga. È sfiga e sicuramente anche poca cinicità nostra, perché voglio dire, con tutte le occasioni che abbiamo creato, dovevamo in qualche modo risolverla. Adesso ci ritroviamo giovedì a dover fare il doppio della fatica perché devi vincere per forza in casa 2-0. Mi dissocio, c'è dal culo che c'è il Napoli. Scusa. Aspettate, eh? Ecco qua. Questo è quello che accadrà. Dopo spero che venga Francesca, così ne parliamo un po' di sto Napoli. Comunque, Assolutamente. allora, e secondo te, adesso ci sarà il ritorno, no? Eh sì, Riuscirà giovedì. a passare il turno? Non te lo dico. Non te Dai, lo dico. perché comunque adesso è in casa, gioca, no? Esatto, siamo in casa e questo è positivo, però c'è anche da dire che partiamo sotto di un gol, quindi almeno 1-0, cioè abbiamo sicuramente la pressione mentale di non dover prendere gol e poi di almeno segnare subito all'inizio, se la vuoi risolvere nei 90 minuti, se no ti va bene pure che vinci 1-0, ma vai ai supplementari perché poi adesso non c'è più la regola del Sì, gol fuori casa, a parte sì, che sarebbe comunque esatto. pari. Però ecco, devi vincere 2-0, punto. Questo è. Pure perché il Salisburgo, regà, è una squadra di terza categoria, che sono quelle squadre che ti fanno giocare malissimo. Però, cioè, di qua stiamo parlando. È un Siamo po' tipo il pronti. Nantes, cioè, sono lì, eh. Sì, no, Alice è stata stupida, noi dopo ne parleremo, guarda, c'ho ancora le Madonne che scendono. Comunque. Sì, pure voi una mezza prestazione imbarazzante, però almeno avete strappato il pareggio. Una mezza, un'intera prestazione imbarazzante, altro che mezza. Vabbè. Vabbè,
Pensa io a vedere la Roma attaccare sempre. Avremmo fatto veramente un 20 minuti buoni a vedere la Roma tutta schiacciata nella metà campo. Poi a un certo punto questo parte dalla tira di testa e la riesce a incastrare in qualche modo. E tu lì cos'è che fai? Bestemmi 10 volte pure. Solo 10? No, perché 10 sono anche poche. Tra Questo è l'altro, stato il mio giovedì sera. il Real Madrid da 2-0 a perdere sta vincendo 4-2, però. Ma in che Ah, senso? no, Scusa. pareggiava 2-2 io l'ultima volta, ho visto. Mo' è cambiato tutto. Oddio. E, detto questo, ti riprendo un attimo le domande, sempre no, su Mourinho qua, quello che ha detto in conferenza stampa, ovvero che la rosa a disposizione tra infortuni e caso Zaniolo sta facendo al massimo e tante persone non se ne rendono conto. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo perché Pinto a livello di mercato non sta facendo bene, infatti non vedo l'ora che se ne vada. Mourinho, ma già dallo scorso mercato aveva in qualche modo, tramite le sue indicazioni e dichiarazioni, dichiarato appunto che aveva bisogno di giocatori. E purtroppo adesso sta un attimino tirando la cinghia perché ad un certo punto è normale che magari qualcuno si fermi per anche solo un affaticamento muscolare che, ragazzi, succede a tutti, poi vista l'annata dove si gioca ogni 3 giorni, e quindi dice: ok, mi va via il titolare, chi è che mi entra? Entrano dei panchinari che a tratti sono mezze tippe, e giustamente Mourinho ha anche ragione, perché lui ci tiene al gioco della Roma, ci tiene a lui, ci tiene agli obiettivi. Chiaro che se la società non lo va a spalleggiare in questo, lui stesso poi va in difficoltà. Beh, sì, certo, se non gli dai gli uomini, l'allenatore può fare quello che vuole, ma Può far ben poco, insomma. Ti va via Abraham, ma esatto. capisci che entra Belotti. Esatto. Non gioca Pellegrini, gioca Bove, che io gli voglio bene a Bove, però cioè, gli manca un po' di esperienza, gli manca proprio un po' di fisico anche piccolino, cioè, sono Poi giocatori adesso che hanno avete fuori Abraham e Dybala insieme, ragazzi, cioè, piove proprio sul bagnato. sì, ma infatti è stata quella di domenica una partita strana che però fortunatamente siamo andati a risolverla, tra l'altro con un bellissimo gol. Io ti dico, ok, è andata bene oggi, ma domani come va? Ed è anche per questo che non ti so dire con certezza che giovedì possa andare tutto liscio, perché la Roma è in grado di fare qualsiasi cosa, hai visto con la Cremonese in Coppa Italia. Poi lì gli Sì. puoi dare le colpe che vuoi a Mourinho col turnover nel primo tempo, ma nel secondo tempo era la Roma, e nel secondo tempo, nonostante hai attaccato, non sei riuscito a segnare. Quindi. Sì, ma tutte le squadre in questo momento, tranne il Napoli, che tra un po' di culo e un po' di bravura riesce a vincerle tutte, le altre è sempre un punto di domanda, perché sia il Milan che l'Inter, cioè guarda il Milan ha perso fino a poco fa, mo' ha vinto in Champions, tutti punti di domanda. Certo. Certo. Tra l'altro, riprendo le tue parole sulla questione del bel gioco, che un commento comunque l'ha Ah, scritto, di adesso Mark. non lo trovo. Ah sì, che scrive, Sì, questo qua. non voglio essere cattivo, parlo della tifoseria della Roma, secondo me la Roma è forte, ma fa un gioco male male. Ok, Mark, ad oggi qual è la squadra che fa un gioco bello? È solo il Napoli, tutte le altre Sì, squadre esatto. fanno un gioco male male, che poi però in qualche modo riesci a portare a casa la situazione. Io non sono contenta del gioco della Roma, però a parte che da gennaio si è visto un qualcosa di diverso rispetto a tutta la prima fase di campionato e già questo per me va bene. Vedendo poi la situazione del campionato ti dico sì, è vero, la Roma non ha un gioco meraviglioso, però tutte le altre squadre che sono lì lì con i punti fanno più o meno lo stesso gioco, cioè hanno comunque le stesse difficoltà. E quindi ti dico, posso essere alla pari di tante altre, me la gioco per cercare di portare a casa il più possibile i 3 punti. Esatto. Anche perché a parte tipo il Napoli che ha un distacco di non so quanti punti dalla seconda, poi Normale. tutte le altre sono lì attaccate, cioè anche a livello di punti e di classifica, cioè penso che la classifica rispecchi esattamente l'andamento delle squadre in campionato, cioè Ma sì, non mente.
Non c'era A una parte che si noi che siamo finiti lì e non dovevamo essere lì, ma Vabbè, questi sono non è un dettagli. caso a parte, però nessuno sta Vabbè. facendo bene. C'è anche appunto un Inter che contro un Empoli mi fa una partita del genere, cioè non vedo una squadra oltre il Napoli che riesce a essere cioè, avere continuità. Non ne vedo una. Allora, io in E campionato ti posso dire, ho visto a tratti delle belle partite del Milan, ovviamente non queste ultime. E ho visto anche qualche partita carina della Lazio, addirittura senti sì. che ti dico, però sono stranchi Guardate rispetto agli l'aggettivo altri giorni. carina, carina, occhio Carina. carina, perché sennò è Esatto. eresia, tipo. 2-0 Napoli, perfetto. Socio, basta su Napoli, vi prego, io non ne posso più. Ma che gli Questo è prende, il raga? vero. Cioè, veramente, boh. È il Sì, tuo vabbè, Maradona tranne che che manda aspettaci tutti e tre i l'energia. gol, per favore, che qua, secondo Non è regolare. me. Vabbè. No, ho visto il gol di prima, il difensore tra un po' gliel'ha regalata la palla, cioè, quindi vabbè. Io volevo vabbè, qua Doc diceva, beh, sono in 10 contro 11, espulso quello lì il più forte. E qua fanno una domanda che io la rigiro a tutti. Preferite giocare bene e perdere oppure giocare male e vincere? Io sono fan del cortomuso tutta la vita, raga, e non mi Certo. vergogno di dirlo. A me non me ne frega niente. A me potete farmi vincere anche tutto il campionato 1-0, mi basta portare a casa la vittoria, ma che me frega, No, proprio, ma al veramente. di là dell'1-0, se vedi la tua squadra che gioca male ma poi vince, sei contenta lo stesso. Se vedi la tua squadra che fa una bella partita e non vince, te rode il culo e perdi pure i Esatto. 3 punti. Sì, ma fino a un certo punto. Allora, io sono la Sì, prima che assolutamente. insulta quando. Però io tipo con la partita contro lo Spezia mi stavo incazzando perché non puoi andare a soffrire fino all'ultimo. Cioè, Quello io sì, capisco sono che giochi d'accordo. male, ma trattieni il risultato così. Però io andrò a vedere lo Spezia che, cioè, che è aggressivo, che sembra un Real Madrid, anche no. Lì non mi Io non l'ho sorprenderebbe. vista quella partita, meno male, perché sennò sarebbero volate bestemmie, raga, io lo Direi dico. di sì, troppe. Vabbè, fra i due è ovvio, io guardo la concretezza e ti dico, mi porto a casa la vittoria, poi come gioco, mi posso pure addormentare il primo tempo perché non facciamo niente, però poi alla fine dico, oh, che bello! Tipo la scena, uno dorme sul divano, fischio finale, oh! Tipo così, più o meno, come sono stati gli ultimi scudetti di Allegri, una roba del genere, più o meno. Esatto. Tu Veronica cosa ne pensi? No, io pure. È bel, cioè, sarebbe bello vincere con un bel gioco, con tanti gol, però come diceva Nicole, anch'io dico ok, è stato un brutto gioco, però l'importante è portare a casa il risultato, quindi se perde, cioè se gioca male ma vince, sono contenta lo stesso, se invece gioca bene ma perde. Ripeto, cioè rode, quindi diciamo che la vittoria è importante. Poi se giochiamo anche bene, anche se purtroppo quest'anno non è così, con Allegri, Niente, dopo ne esatto, parleremo. quindi la vittoria. Qua invece Mark proprio un dissing contro tutti noi, ovvero giocare male è un gioco superato, il cortomuso fa schifo, chi esalta il cortomuso per me non fa di calcio. Vabbè, mi Attenzione. spiace. Attenzione, questa è proprio una bella frecciatina. No, No, io no, mi no, dissocio ma tantissimo. noi abbiamo diciamo, fatto distinzione fra il fatto di vedere la squadra giocare male ma comunque vincere e invece al contrario vederla giocare bene ma poi perdere. Il cortomuso è un po' triste perché fondamentalmente tu vedi la tua squadra fare un solo gol. Io potessi vedere la Roma tutte le settimane e fa 5-0, ti dico sarei la ragazza più contenta del mondo, ma visto che le goleate purtroppo non succedono sempre. Va benissimo anche 1-0, tieni il risultato, arrivi alla fine del fischio finale e i 3 punti fili lo stesso. Secondo me si tratta semplicemente di parlare di concretezza, ragazzi, nel senso che, allora, un campionato, una stagione ha un sacco di partite, ok? È impossibile vedere la tua squadra vincere 5-0, 6-0 da settembre a giugno con un bel gioco. È fisiologicamente impossibile.
Perché, cioè, non puoi. Poi dipende su quanti fronti sei impegnato, però non puoi. Quindi uno dici, preferisci essere in corsa su più fronti e portare a casa più vittorie, quindi anche con partite sporche che finiscono 1-0, o preferisci vedere il calcio champagne che però poi non ti lascia niente in mano se non quei 90 minuti di spettacolo e basta? Si tratta di Ovvio, capire se sei concreto, cioè, si... assolutamente. Però io concordo con quello che dice Mark. È bello vincere anche giocando male, ma non facendosi palleggiare in faccia pure da una squadra di Serie C. È umiliante per me. Io concordo con questo. Cioè, Vabbè, mi puoi sì, quello vincere sì, ovvio. anche male, però se poi vedo lo Spezia che ci mette, non voglio essere volgare, ci No, mette mi guai, dispiace. no, per favore, cioè, non così. Io capisco se ce lo faccio su un Inter, un Napoli, che ce l'ha fatto un Napoli. Però c'è uno Spezia, no. Uno Spezia, no. Però scusa, quanto è bello esultare al gol di De Ciglio, cioè tutti facile quando c'avete Vlahovic. Vi segna la pippa di turno, sai che bella goduria? Cioè è un po' la stessa cosa. Giochi male e vinci lo stesso, ma va bene lo stesso, cioè va bene lo Ma anche stesso. perché il calcio, raga, è emozione. Cioè, quale Juventino non ha gioito quando stai per vincere 1-0 contro la Fiorentina? 2-0, gol annullato. Ti segna la Fiorentina 1-1 al 90esimo, gol annullato, vinci 1-0. Ma porca troia, ma io ho goduto come non dico che cosa. Cioè, Assolutamente, raga, bello. detto proprio. È vedere Non fatemi andare appunto avanti. queste due cose. Ci sta, io ripeto, giocare male e vincere, perché a chi non fa piacere ricevere 3 punti in ogni caso, però non è bello quando giochi male e vedi la tua squadra in difficoltà contro, cioè con un Monza tipo la Juve non ha fatto neanche 3 punti, cioè neanche, ma come No, puoi? no, ma quello sì, però Allegri, il gioco di Allegri è sempre stato questo. Poi quest'anno, poi c'è anche da dire che contro il Monza, eccetera, ultimamente ha influito anche l'extracampo, i 15 punti tolti, c'è anche tantissimo a livello mentale, non solo a livello di gioco. Per me è stato più questo, che poi stiamo facendo schifo da anni sul campo a livello di gioco, è vero. Però finché a me hanno portato a casa i risultati, io non mi sono mai lamentata, quindi per coerenza continuo a non lamentarmi. Poi è umiliante farsi palleggiare in faccia dallo Spezia, sono la prima a dirlo. Però questi siamo, quindi. In che senso? Già 5-2 per il Real, ma stava per Dio, raga. Vedi, il bello del calcio, il bello del calcio. Cioè, un Real che stava perdendo 2-0 e mo' ha fatto 5 gol. Pazzesco. Tra l'altro le papere dei portieri, che non so se avete visto qualcosa, però imbarazzanti. No, non ho Comunque. visto niente. Dopo andate a guardarle perché sono davvero imbarazzante. Mark, rispondo dopo alla domanda su Allegri, ora volevo finire un attimo di parlare della Roma, visto che ci siamo sbizzarriti un secondo. Se non dovesse rientrare né Dybala né Abraham, tu adesso contro il Salisburgo, chi ci metti? Allora, davanti farei giocare Belotti, il Gallo per forza, con Solbakken. Perché sì, Solbakken è uno che mi piace, Belotti è entrato bene in partita e so che è uno che comunque dà tutto in partita, anche se comunque a livello di calciatore non ha le caratteristiche che a me piacciono, e quindi questi due, hai le massime risorse e le sfrutti. Sì, anche perché non potete fare altrimenti. Secondo me, Esatto. o Abramo o Dybala, qualcuno entrerà anche a parte in corso. Ah, qua dicono che Solbakken non è lista per l'Europa Per League. l'Europa League. Cazzo. Scusate. Allora, aspetta. Che cazzo gioca quindi? Belotti. Ok, e poi dietro come. Nicole, ma oggi si può dire che Belotti è un po' flop? Oggi dico, poi a fine stagione può fare bene. Sì, cioè, per me è top in panchina. Ma guarda, se sta in panchina significa che non c'è Insomma, bisogno di lui in campo, quindi va bene così. Pellegrini esce a Belotti, giusto, il faraone, giustissimo. che tra l'altro Ecco. sta Ah, giocando esce bene Lau, è pure lui, vero. eh.
Vabbè, regà, ma voi lo sapete che con il Tu sei Sharawi sfondate, cioè sfondate non un portone aperto spalancato. Ciao Gianni, cioè è un professionista eccellente, quando lo si chiama in causa fa sempre il suo, è in una forma strepitosa e lo sta dimostrando partita dopo partita, Mourinho lo vede bene e quindi giustamente lo fa giocare e giocherà pure giovedì per forza. Anche perché siete un po' obbligati con le formazioni, non è Sì. che Sì, avete. sicuramente siamo obbligati. Sì, poi in più gli scade il contratto ai Sharawi a giugno, quindi magari si sta facendo vedere un pochino più cinico Ah, proprio si per sente un questa po' ragione più del fantastico. rinnovo. Quindi Ma è dicevi stimolato, è prima, stimolato. lo rinnova la Roma? Sì, lo deve rinnovare solo per me, almeno un altro anno solo. Qua dicono Sì, no, Ashley. comunque io, cioè, El Shaarawy è quel giocatore che farei giocare anche se non sei obbligato. Cioè, alla fine è Bravo un'ottima Mark. riserva. Bravissimo Mark. Vedi, su questo siamo d'accordo. Sì, concordo, anche secondo me poteva diventare top e adesso metterlo a Roma è giustissimo, quindi la parte che sta facendo assolutamente. Mentre la prossima in campionato è contro appunto la Cremonese, la vostra temuta Cremonese, gol di Afena, un altro. No, no, oddio, se gli vuoi dare il gol di Afena dobbiamo però vincere 4-1 noi, cioè. No, ecco, vediamo di imparare dagli errori. Di solito si fa così, no? Esatto, anche perché appunto, visto che Milan e Atalanta si sfidano, dovete per forza Che poi la so palla. quelle coincidenze che vai a vedere che la Roma poi sicuramente fa la frittata. Non ci voglio pensare, però ecco, dai, sulla carta è una partita che cazzo, mo lo ridico. Ma sì, dai, l'avete vinta. Eccola, arriva Doc. Eccolo Cremonese. lì. Eh no, Doc, perché se devo stare alla tua fantastica scommessa che mi ribadisci ogni settimana, dai, fai il brown anche tu. Perfetto, quindi assicurata, vittoria della Anzi, Cremonese. Gaia, scusa, ma visto che tu ci azzecchi, di un risultato fisso. Ecco, succede sempre l'opposto di quello che dico. Di un No, io non risultato ho fisso, facciamo registro fermo e. detto in Lavieri. In Coppa Italia avevo detto. Cos'è? Avevo detto il risultato giusto, se non sbaglio. Cos'è? Hai vinto Sì, 1-2, giusto? Se non mi esatto. ricordo male. Mi E adesso ricordo. dico. Dico sempre 1-2 perché siete fuori casa, no? Sì, O in fuori casa? casa, prima di Roma. Perfetto, 1-2. Sempre quello dico. Stavolta per voi, però. Dicono. Cremonese-Roma 1-3, gol assist da Fena e gol Belotti. Gli altri due Ok. gol li decide Nicol. Chi li fa gli altri gol della Roma? Della Roma? Eh sì, perché fa Sì. 1-3. Allora fa l'altro assist Escia, segna sempre Escia e l'altro gol lo fa Belotti. Ibañez di testa. Ibañez. Perfetto, vediamo se si mo clippate questo momento e vediamo se davvero succederà No, questo. non lo potete clippare, lo dovete andare a recuperare se succede, perché se lo clippate non funziona. Allora, recupereremo più tardi. Perfetto. Ah, qua si sì, eh? Smalling rinnova o no? È vero, bella domanda. Smalling rinnova se la società decide di non volerlo mandare via, cioè se la società lo vuole lo blocca, perché si sa che Smalling vuole Più l'aumento dell'ingaggio. che altro che ha visto c'è cioè, l'Inter, la Juve su Smalling. Sì, io Smalling lo rinnoverei, punto. Qua dicono rinnova se va in Champions. Non so, Può ma non è essere. solo legato all'obiettivo, è sempre la volontà della società. Se la società lo vuole, gli dà quei 2 milioni in più, che se li merita pure. Qua dice, Doc dice che avrebbe l'opzione di rinnovo unilaterale volendo.
Sì, ma deve restare Roma, cioè se lo perdiamo, perdiamo il Ma io difensore voglio centrale catenarlo più a forte Roma. di sempre. Cioè, oh. Mi è piaciuto adesso, ma deve restare, quindi no. Poi, ultima domanda. Ibañez, titolare al Fanta? Ovvio, chi c'hai se no, se non i bagni in difesa? Tra l'altro ci ha provato a scambiarlo con me e Vale Ibañez, però non l'abbiamo voluto. Non avete voluto? Beh, avete fatto male perché comunque dà sempre Ma degli ottimi bonus. senti, cioè, sono in squadra con Vale, ha 300 giocatori della Roma. Comunque. Ecco. Smalling dovrebbe solo per i capelli che mi piacciono troppo, oltre che forte. No, tieniti i tuoi difensori all'Inter, ti danno Rocco, tutti i capelli per stai qua. Stai qua, Rocco. Stai qua che abbiamo pronto. Preparati questo. Ta-da. Oh. Madonna. Qua ci fanno una domanda sul Milan, quindi rispondiamo un attimo. Per voi Pioli sta facendo come Allegri? Perché c'è Tata in porta o per altri motivi? Che ne pensate? Oddio, I problemi che del Milan non domande. sono solamente legati al fatto che c'è Tatarusano in porta, è Esatto. legato anche al fatto che Pioli fa le scelte sbagliate, è legato al fatto del problema mentale che loro hanno, è legato al fatto che hanno un centrocampo che ormai cammina e tante, tante altre cose. Cioè, secondo Sì, esatto. me. Anzi, per il periodo da dove arrivano è già tanto che ne vincono 1-0 per come erano messi fino a 2 settimane fa. Cioè, Sì, esatto. Io nel l'ho detto, senso. ma è un problema sia di Pioli che dei giocatori, perché contro tipo il derby io li ho visti camminare in campo certi giocatori, cioè uno scandalo assurdo, non hanno nemmeno giocato. Quindi, anzi, Pioli, possiamo. stesso modulo, stessi giocatori. Dopo un po' gli stessi 11 iniziano a diminuire di ritmo. E se diminuisci di ritmo, diventi prevedibile, ti intercettano i passaggi, ti rubano palla, non hai più continuità di gioco e iniziano i problemi. Cioè, alla fine è come dicevo l'altra volta, un periodo no all'interno del campionato può anche essere fisiologico se giochi sempre con gli stessi 11, cioè, Cioè, raga, nel è senso, non ci vedo fisico. niente di così strano, cioè, dopo un po' cederanno pure questi, essendo impegnati in erano impegnati in Coppa Italia, in campionato, in Champions, cioè, avevano 3 incontri alla settimana, ancora un po' in alcuni momenti, è normale che se giochi sempre con gli stessi poi cedi dopo un po'. Beh, è per la stessa ragione, vedi che adesso la Roma ha fuori Pellegrini, Abraham e Dybala, che sono quelli che Mourinho fa giocare sempre, per tutti i 90 minuti. Se vedi un Abraham uscire, esce all'86esimo. Cioè, capite? Eh sì. Esatto. Vabbè, io, il mio disagio fisiologico, sono le fiale. Ah sì, la soluzione fisiologica. Passerei alla Juve. Quindi io prima di affrontare l'argomento Europa League, che ancora ce l'ho qua, volevo un attimo parlare di Juve Spezia, cioè, anzi Spezia Juve. Quindi come tu hai Teresa non l'hai vista? No, ho visto solo gli Quindi highlights. come l'hai vista questa partita? Io anche non l'ho potuta vedere perché ero in viaggio, ho visto anch'io gli highlights. Quindi sono contenta per i gol. Di Maria ha fatto un bel gol, nulla da dire. Contenta per Kin che ogni tanto almeno c'è. E per il resto purtroppo non l'ho potuta vedere, ma da come sentivo prima non abbiamo giocato molto, molto bene, insomma. Esatto, qua Rocco diceva, beh, non si è perso niente, solo le bestemmie mi siete perse. Sì. Real Spezia, sì, vabbè. No, da quello che posso dirvi io, una Juve che trova il gol con un fantastico assist di Kostic, tra l'altro, e poi si Costizia nel mio perde. cuore. Concordo, Forte. concordo assolutamente. Qua dicono uno schifo si può dire, bella la vittoria, ma che schifo. Concordo perché dopo questo gol la Juve si perde, come sempre non prova a fare il secondo, ma anzi sta lì, prova a difendere la partita. Uno Spezia che grazie a Dio non è riuscito a segnare perché abbiamo in porta un fantastico secondo portiere di nome Perin che ci ha salvato la partita, quindi anche lui migliore in campo assolutamente. Ho visto le parate che ha fatto negli Sì. highlights. Perin è proprio Sì.
cioè. Per essere il secondo portiere, assolutamente. E poi, grazie a Dio, mette un Di Maria in campo che ci cambia un po' la partita, anche se non molto, però almeno riesce a trovare il secondo gol e a tenerci un po' più sicuri il risultato. Però non è possibile che, infatti, qua come dice lui, davanti di Maria Vlahovic chiese facciamo queste figure. Grande Perin, meno male che con lo Spezia non ha una punta decente. Esatto. Perché già avesse trovato un'altra squadra, come può essere un, non lo so, ma anche, no, beh, una Fiorentina in questo momento no, però anche un Sassuolo o qualsiasi altra squadra, secondo me, ti L'Udinese, prendevi. che è la nostra bestia nera. Udinese, assolutamente. Ma infatti io lavoro anche col Torino, anche se non è anche loro che hanno una punta. Però mi spaventa vedere la Juve così. Cioè, Non quello so che poi. mi chiedo io è, può mai un trentenne tenere in piedi, un trentenne di nome, Angel Di Maria, tenere in piedi una squadra formata da gente giovane che dovrebbe avere la corsa nelle gambe? Esatto. Cioè, è E quello io, che non mi capacito. ragazzi, la domanda che vi faccio. Allegri ha le colpe o no? Ti riferisci in generale o ha riferito alla partita? In generale, perché appunto non, cioè, il fatto che tu hai Di Maria, Vlahovic e Chiesa e non riesci a sfruttarli, la Ma colpa. secondo me Allegri non ha ancora trovato, certo che ce li ha, perché non ha ancora trovato la quadra di questa squadra qua. Fateci caso, non giochiamo con un 11 titolare che sia quell'11 titolare per due partite di fila. Ma secondo Vuol me non è dire che proprio. ancora non ha capito come farli giocare, secondo me. Perché se Ma no. non ha capito proprio il suo mestiere, Allegri. Io, cioè, io in Oh, questo io mi dissocio da momento. questo. No, raga, allora, io voglio bene ad Allegri perché comunque ci ha portato in finale di Champions, ci ha portato a vincere tante cose, ma in questo momento io Allegri lo prenderei e lo caccerei via dalla Juve immediatamente, perché mi sono proprio stufata di vederlo come allenatore. Ci protegge contro i tifosi che fischiano, per l'amor di Dio, forse ama la Juve veramente come persona, ma io in campo non riesco più a vederlo. Io più che Basta. come allenatore lo terrei come motivatore psicologo all'interno dello spogliatoio, ma chiederei un cambio allenatore anch'io a questo punto. E cioè, lo sapete che a me piace Allegri. Esatto. Io non so cosa ne pensi, Veronica. Sì, no, io la stessa identica cosa. Forse per me oggi firmerei per mandarlo via perché comunque. Cioè, la squadra non ha un gioco, abbiamo dei singoli fortissimi, ma appunto vedere questa squadra che viene palleggiata appunto da squadre minori non è bello, non facciamo una bella figura e quindi sicuramente sì, l'allenatore ha le sue colpe, assolutamente. Forse per me lo toglierei, ci vuole un allenatore con carisma. Che mette grinta in campo e che la trasmette ai giocatori in modo che poi giocano da squadra. Purtroppo quest'anno, come l'anno scorso, anche la Juve non è squadra, non ha un bel gioco e questo purtroppo, non è una cosa bella, soprattutto perché i singoli sono forti. Quindi. Sì, alla Cioè, fine i questo. singoli li hai. Ovviamente ci sono anche le bestie nere come può essere Paredes, che vi prego vendetemi Paredes perché non lo posso più vedere, vi prego. Neanch'io Cioè. non lo sopporto più. Io ero una bimba di Paredes quando è arrivato, però non lo posso più vedere in campo. Mi dà proprio fastidio. Mi dà proprio fastidio l'atteggiamento con cui entra in campo, veramente. Io lo Io sapevo, davvero, raga, perché eh? Paredes è un ex Roma, nel senso io lo sapevo perché. Paredes è un ex Roma, ok, l'abbiamo venduto, ha fatto quel che ha fatto, al Parì però faceva il panchinaro e voi l'avete preso e io ero sicura che non avrebbe fatto granché in Serie A. Più per voi mi aspettavo qualcosa da Pogba, ma sembrerebbe che si sia affezionato all'infermeria e che gli piaccia una ragazza che fa i massaggi, perché se no non si Non spiega. apriamo il discorso Pogba che io inizio a piangere, per favore, ragazzi. Sì, Non ha anche storia io. infinita. Esatto. Io, cioè, secondo me quest'anno il mercato, tranne Di Maria in questa seconda stagione, cioè, hai preso un Pogba che è sempre rotto, un Paredes che fa cagare,
Cioè, beh, Kostic no, Kostic sta facendo bene no, adesso. Però è stato molto altalenante anche lui. A parte che, vabbè, la Juve ha fatto male in generale quest'anno, quindi cioè, si tratta semplicemente di capire su quale puntare meno le colpe, su chi puntare meno le colpe, perché è stato in generale un disastro quest'anno, cioè, onestamente. Cioè, si Altra tratta solo di cosa capire il meno peggio. che odio di Allegri è appunto mette Chiesa esterno difensivo, Allegri di allenare in Serie B e basta. Vabbè. Io odio che metti i giocatori non nel proprio ruolo, ma tu non puoi, cioè non puoi fare queste cose. Perché? Mi chiedo perché. Cosa ti viene in mente quando metti le formazioni? Non lo Cioè. so, non lo so Ma secondo me veramente. sta a fare gli esperimenti, perché tanto voi avete adesso 32 punti, no? Dovete arrivare a 40 per essere matematicamente salvi e quindi non retrocedere in B. Secondo me, arrivati ai 40, 41 punti, Allegri fa le valigie e va alle Bahamas. E vi guarda da là. Beato lui, me ne vado anch'io alle Bahamas, cazzo. Sì, ma Cioè, il della punto è serie che che si vede che è ormai una situazione moscia. ok, ci La sta sua il crisi. ragionamento, ci sta che magari in Serie A non vuoi provare, cioè non ti viene l'ottica di dire proviamo ad andare in Champions, ok? Però c'è l'Europa League in questo momento, che è una cosa che puoi sfruttare. E invece anche l'Europa League, piuttosto mi vai a mettere i panchinari contro lo Spezia, che dovresti riuscire a vincere pure con i panchinari contro lo Spezia, e mi vai a mettere una grandissima formazione in Europa League e fai giocare, perché tu non hai fatto giocare contro il Napoli. Non hai fatto giocare. Perché, cioè, non puoi tu andare a prendere un gol del genere. Cioè, No, appunto, no. ricordiamoci che è tredicesimo in Ligue 1. Cioè, io non so se vi rendete conto di cosa siamo andati a vedere giovedì. Non so, l'avete vista la partita voi? Beh, tu Mica eri ero allo allo stadio. stadio, come ce l'ho Sì, visto? sì. Tu Veronica, cosa ne pensi? Sì, un po' lo dico, nel senso la sfortuna delle due traverse, l'episodio all'ultimo, però questo non significa che noi non la dovevamo chiudere prima, assolutamente. Dovevamo chiuderla, sfruttare il fatto che eravamo in vantaggio, fargli il 2-0 e portare a casa il risultato. Purtroppo abbiamo preso quel gol che ci ha ammazzato e poi vabbè, l'ultimo episodio è stato clamoroso. Purtroppo è così. Non so, tutto questo accanimento contro di noi, cioè, penso che pure un arbitro che non so ce l'avrebbe dato, però questo purtroppo con il VAR e tutto hanno deciso di darci fallo in attacco e questa cosa ancora oggi no, non mi va giù. Però ecco, adesso speriamo che riusciamo appunto a casa di loro a portare a casa il risultato e passare il turno. Però sì, sicuramente andava chiusa prima. Chiusa prima. Comunque, è mai possibile che noi ci riduciamo a dire speriamo di portare a casa la qualificazione contro il Nantes? Il Nantes! Non stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando del Nantes. Il Il Nantes. tredicesimo Liguano ha giocato senza 2 o 3 titolari con uno che non giocava dal 15-18. Quando avevano detto che fino alla conferenza stampa prepartita che l'Europa League è uno degli obiettivi della stagione, tu mi vai a pareggiare 1-1 in casa con la bolgia che c'era allo stadio contro il Nantes. Il Nantes. Cioè, quindi tu giovedì te la devi giocare in tutti i modi, cioè, la devi vincere se non vuoi andare supplementari, la pareggi e vai supplementari e rischi magari pure di non No, ma Io la penso veramente come non ho più te. l'età per. Non ho più E l'età. meno male che hanno tolto i gol in trasferta. Esatto, Sì, esatto, meno male. sì. Perché Se no, sennò. vale una doppia fatica. No, fanno almeno due. Ecco, io l'ho detto, io il primo tempo ho incontrato Elisa e faccio. Stiamo giocando bene, perché comunque il primo tempo l'abbiamo fatto anche bello. Poi ho detto, però Esatto, è dobbiamo vero, mi trovare ricordo. gol di vantaggio e infatti manca di farlo apposta, il gol di vantaggio non l'abbiamo trovato e ci hanno pareggiato. E io cosa ti ho Ok, detto, Gaia, prima di salutarti? Buona partita, però speriamo che continuiamo così perché non è detto niente. Infatti, tac, l'ho bufata, raga, l'ho bufata io.
Comunque, allora Eli, tu hai incontrato Gaia, gli hai detto quella frase ed è andata a finire male. Quando ci siamo viste io e te in Duomo, ha perso male contro la Salernitana, mi sa che tu non devi proprio incontrare nessuno, cioè con l'aiuto di barricare in casa. Poi Nico, con te ti ricordi che ho tipo lanciato la bottiglietta per strada? Mi è tipo partito un attimo di schizzo malissimo e c'era tipo dietro il pullman che arrivava, io non mi sono neanche accorta, ero in mezzo alla strada che lanciavo la bottiglietta in modo disperatissimo. Dopo Esatto. quella contro la Sì, Salernitana no, andata. no, non Noi era la l'abbiamo persa in Salernitana perché casa. ero allo stadio. Come No, era, io la Salernitana l'ho vista allo stadio, era forse o il Monza o la Cremonese, no, il Monza forse, era no? il Il Monza, Monza il forse. Sì, Monza, il il Monza. Monza, il Monza. Lì abbiamo tanto da dire. Cioè, io, ma poi la cosa che mi fa incazzare è che poi Allegri mi va in conferenza stampa e mi dice che non è uno da partita da 1-0. Ma come puoi dire una cosa del genere? Come puoi? Cioè, che tu la maggior parte delle partite l'hai vinta 1-0 di corto muso e io non sopporto, cioè, sono tanto che non sopportano più Allegri. Ma Io perché mi non dispiace. ha la mentalità da dire ho segnato l'1-0, segno il 2-0 e chiudo la partita. Ma Ha anche la quello. mentalità di no, lo so che non è normale, però ha la mentalità di dire bene, difendo l'1-0 perché sennò rischio di prenderne un altro, magari. Esatto. Ecco, altra roba che mi ha fatto incazzare è che tutti si aggrappavano al rigore non dato, che mi sono incazzata anch'io perché era rigore, però tu comunque hai fatto una partita che non puoi, cioè, non ti puoi Vabbè, io scappare. però in tutto ciò voglio gridare allo scandalo perché non è normale. Perché io, va bene, sono d'accordo sul fatto che comunque tu non ti puoi ridurre contro il Nanta 1-0, 1-1 fino al 90esimo e cavoli, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. Però è anche vero che se c'è rigore tu me lo dai, punto e È fine. Che vero. poi, ragazzi, cioè, me lo dai, però non significa che automaticamente quel rigore è gol, perché devi segnarlo il rigore, quindi non è scontato nemmeno che tu segni, però se c'è me lo dai, cioè non esiste che vai al VAR, controlli, no, fischi fallo in attacco, ma che è? Ma che È è? la fantastica regola che rimane a discrezione dell'arbitro che sta in campo. Cioè, E sappiamo capito? benissimo che le italiane in quelle competizioni non vengono considerate minimamente, e quindi te la prendi bellamente nel deretano. Questa è la Esatto. spiegazione tecnica. E per sentir dire anti-juventini che quello era rigore tutta la vita e che è stato uno scandalo, raga, vuol dire che è veramente uno scandalo, è veramente un Era rigore palese. scandaloso non dato, perché se no non si sentono certe cose. Se no si Sì, era sente palese. la Juve, il rigorino, non vi hanno dato il rigore, voi rubate sempre, adesso cosa si prova a stare dall'altra parte? Sarebbe stato così, invece no. Cioè, veramente. È stata Esatto. tanta sfiga anche, onestamente, perché le Poi traverse ci sono state. io lo Sì. salto perché ho tutta la partita di andata, doc, vale, tutti, la Juve stasera vince 3-0, io vince 3-0, abbiamo pareggiato, quindi io non te lo leggo il messaggio. Basta, mi rifiuto. No, vabbè, però io sono d'accordo, nel senso che magari non 3-0, però fidati che la vinci 2-0 questa. Oh, cazzo. Eccola là. Nicky, No, no, te lo prendi fatta. è già da come l'hai detto così, fidati che l'hai detto nello stesso tono che dico io le cose quando voglio gufare. Uguale. No, 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 non è stata una gufata. Allora, se finisce 2-0, andiamo a riprendere la clip e mi fai l'applausino. Ti offro una pizza, va bene? La Grande. famosa pizza che dobbiamo ancora andare a mangiare. Vengo Esatto, va pure io. bene. Non ti sapete, va Esatto. bene. Esatto, viene pure Sì. Gaia. Mark dice: io voglio dire una cosa, però se la Juve passa devi fare attenzione all'Arsenal e un'altra Barcellona United. Io non dico che, cioè, se la Juve passa allora abbiamo la strada spianata, perché no, ci sono quelle che ti danno fastidio dentro l'Europa League in questo momento, però Ovvio. in questo tanto, cioè, in campionato non puoi più puntare, cioè, sia 15 punti sì, 15 punti no, e c'è il Napoli ormai che ha vinto, quindi No, anche basta. perché cioè, ricollegandomi al commento per come abbiamo giocato noi contro il Nantes, non siamo tra le favorite alla vittoria dell'Europa League, assolutamente. No, no. Per come abbiamo giocato contro il Nantes, non lo siamo per niente. Quindi. No, no, assolutamente. Concordo.
Juve, Roma e Europa League, dai. Finale d'Europa League. Sì. Vediamo, come, no. Di come va, perché siamo messi, esatto, bene tutte e due, guarda. Facciamo così, esatto, se giovedì passa sia la Roma che la Juve, usciamo veramente a mangiare una pizza, così almeno esatto. Andata. E, tra l'altro, io appunto di questi meno 15 punti, no? Comunque girano ancora tante cose in giro, le ridanno, non le ridanno. Voi che sensazione avete? Secondo voi riuscirà la Juve a farsene ridare oppure ormai è, cioè, basta? Ma io ho sentito che in teoria quelli li ridanno, però per la questione stipendi ne verranno tolti, tipo la Juve sta cercando di patteggiare 9 o 10 dalla prossima stagione. Io questo è quello che ho sentito. Poi, che cosa ci sia di vero, non lo so. Questo è quello che ho sentito io, però secondo me ci lasceranno quei 15 punti. Secondo te, Veronica? Sì, per me pure ormai quest'anno purtroppo è così. Ce l'hanno tolti e non li riprendiamo più. Purtroppo secondo me sarà così. Vedremo. Non lo so, sicuramente è stata una cosa che ci ha ammazzato e ci ha compromesso il campionato, perché nessuno se l'aspettava una cosa del genere. Soprattutto che eravamo secondi quando ce l'hanno tolto, quindi sicuramente una mazzata e peccato, però si sì, rimarrà così secondo me. Concordo, anch'io ho questa sensazione. Ti è Rocco, tanto voi vincete pure la Champions, non rompete. E qua dicono: scusate, ma se uno patteggia è la dimostrazione che sei colpevole, allora. Ma non lo so quello che, se quello che ho sentito è vero, eh. Cioè, non, no. Io non l'ho sentita questa. Leggo spesso che ma tanto ridanno i 15 punti, non lo ridanno, bla bla bla. Quindi non lo so. Non ne ho idea. E altra voce che è girata, che tra l'altro da quello che ho letto l'hanno anche, cioè, detto che non è vero, Vlahovic, che offerte per Vlahovic. Voi lo dareste via in questo momento? No. No. No, no, io Vlahovic me lo tengo pure zoppo. Io concordo, ma mi dispiace troppo vederlo con Allegri allenatore. Perché ma veniva Allegri, non è che va via lui. Sì, lo esatto. Spero, io spero che siamo andati via Allegri, ma la vedo molto dura in questo momento. Vabbè, no, in questo momento no, anche perché secondo me uno come Allegri all'interno dello spogliatoio, non sul campo, ma nello spogliatoio serve adesso. Però secondo me a giugno se ne va. Anche perché è più facile cambiare l'allenatore che cambiare tutta la squadra. Concordo che Vlahovic se ne va se rimane Allegri. Sì, Allegri ha il contratto fino al 2024, 25, no, 25, sì. Però c'era la clausola. Cioè, dovevano... Non dovevano mica raggiungere due obiettivi stagionali per farlo rimanere? Ma prima ne stavo parlando con Doc, dimmi tu in chat che non è vera di questa clausola, da quello che ho capito. Io non l'ho letto, però adesso vediamo appena risponde. Qua dicono Allegri rimane secondo me, anche secondo me purtroppo. Però appunto, se me Vlahovic rimane Allegri se ne va. Perché non è giusto per il gioco di Allegri. Cioè... Non è un Dybala che ti va a prendere palla in difesa come vuole Allegri. Vlahovic devi passargli la palla. E spesso è la punta. La quindi si sa che... sono poche... lo so, sono poche però le punte alla Higuain, alla Mandzukic, che andavano fino alla difesa a riprendersi il pallone e facevano pure gol. Sono veramente poche. Quindi... Ad oggi in campionato c'è solo Dzeko. Esatto. Che fa così. Quindi... Concordo. E qua dicono, ma Allegri se non va in Europa League viene cacciato, ve lo dico oggi. Sì, anche e la Juve me. Prende uno da Tudor o De Zerbi? Io spero De Zerbi. No, no raga, no, De Zerbi no. Perché? Piuttosto Conte, e per dire io piuttosto Conte. Io
Cioè, io lo sapete, Non ce l'hai i soldi, non c'hai i soldi per pagarlo. Cioè, lo conviene sapete. prendertene uno che almeno la serie B viene e ci prova. Esatto, cioè io lo amo Conti, io lo vorrei prendere già adesso, lo porterei in braccio, però non la Juve non lo prenderà perché costa troppo. Non può. Vabbè, mi basta De Zerbi no, perché non lo sopporto, poi va bene tutto. E a proposito della clausola, senza Champions non c'è il rinnovo automatico del contratto, che rimane quindi massimo del 25 e non si prolunga. Ah, ok. Quindi niente, siamo fottuti. Cioè, o Allegri decide di farci un favore enorme e dire ciao Juve, me ne vado, ma secondo me non accadrà mai, Ma o boh, le secondo me clausole c'è sono... talmente tanto un ribaltone in tutta la società che cambiano tutto, pure l'allenatore. Io lo spero. Anche se in realtà qualcosa da cui ripartire devi pur tenerlo. Quindi Buonasera. No, non lo vi so prego. quanto convenga. Paladino, ma chi lo vuole? No, non esageriamo. De Zerbi mi va bene, io non lo vedrei male, però. Domanda, ma la Juve come fa a mandare via Allegri che prende un 9 milioni fino al 2025 per poi pagare un altro, essendo ancora oggi senza soldi? È quello che ho detto. Cioè, Bella domanda questa. dovresti boh, mandare via un botto i giocatori, innanzitutto. Cioè, anche perché mo c'è Sì. anche la domanda di rinnovo di Maria, no? Che girano voci. Sì, che secondo me però rinnova Di Maria. Io ho Dice? questa Sì, ci potrebbe. sensazione. Perché lo sto vedendo bene, lo sto vedendo con voglia, lo sto vedendo in campo, cioè completamente diverso rispetto al premondiale. Secondo me rinnova. Poi non lo so, però. E fu così che domani uscirono le voci. Adesso faccio un annuncio qua in diretta, ti prego Allegri, se vuoi così bene la Juve come dici, a fine anno vattene. Grazie. Senza Champions, sai quanti se ne andranno? Tanti, tanti purtroppo. Beh, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Esatto. Cioè, tipo, se ne va a parete, sì, io faccio ballare, cioè, bevo un po' di uomo. Cioè, alla fine ci sta a ripartire da chi crede veramente al progetto Juve, tutti gli altri a casa. Cioè, io non sarebbe male come cosa. Cioè, rimane solo chi se la sente davvero e crede veramente in questo progetto, in questa squadra. È solo così che puoi risollevarla. Se no, non, secondo me no. Tipo, io ho apprezzato tantissimo McKennie, che ha deciso di andarsene. Cioè, l'ho apprezzato veramente tanto. Se non ci credeva più e stava controvoglia. Sì, la puoi prendere in due lati questa cosa. Ci sembra un po' che ha detto la Juve ha tolto 15 punti, me ne vado. È un po' brutto. Sì, sì, è brutto, però apprezzo la sincerità. E tanto, cioè, di McKennie ne faccio volentieri a meno, nel senso, non è che era uno di quei giocatori per i quali mi strappavo i capelli. Sarebbe già No, dovuto andare via da mo', secondo me. Quindi. assolutamente. Non lo so. Non so proprio cosa aspettarmi. Adesso la prossima è il derby. Maria. Martedì no? Giochiamo? Martedì, sì. Orario di merda, martedì sera il derby. Lasciamo Sì, stare. veramente, che palle. Anche lì, comunque, il Torino è nono, due posizioni sotto di noi, quindi siamo lì. Ha pareggiato l'ultima partita. Io non la È tipo, vedo. non tipo, è un altro scontro diretto praticamente. Eh sì, forse Purtroppo. potrebbe essere realmente il primo derby che vi giocate perché Eh almeno sì. siete vicini in classifica. È Prima, vero, è vero. dai, non potevate chiamarlo derby, o meglio, per No, loro magari esatto. sì, ma dai, a livello di sensazioni, voi tifosi non credo proprio che la sentiate un po' come, cioè, secondo me era meglio il derby d'Italia, voi contro l'Inter. Sì, esatto, per me il derby è il derby d'Italia, oppure sento già più cioè del derby di Torino, sento già molto di più tipo Juve-Fiorentina o Juve-Napoli, per dirvi, cioè, per dirvi Io, quanto conta il Toro per me, senza offesa. ma idem stessa cosa. Cioè, io più, secondo me, è più un derby, lasciami passare, che non è un derby contro l'Inter piuttosto che contro il Torino. Hanno detto. Esatto. Quindi Però niente. comunque resta il fatto che se giochiamo così possiamo prenderle pure dal toro.
Ma voglia. Io spero di Sì, non andare a loro. prendere freddo un'altra volta allo stadio, per favore, fatemi un po' felice. Però. Anche perché il Toro è ostica come squadra, è quella squadra che ti dà veramente fastidio. Sì, sono quelle Cioè. partite che puoi pronosticare, secondo me. Esatto, anche perché è un derby, quindi il derby non puoi mai pronosticarlo in generale. Che simpatico, spero che si noti. No, Dai. mi No, che dissocio. Adesso brutta. cade il canale. Adesso riceverò mille insulti. Vabbè, io direi che siccome Francesca non riesce più a venire, direi di chiudere qua dicendo che il Napoli è campione di tutto, e la Roma dovranno faticare per passare questo turno in Europa League. Ecco qua, Napoli campione d'Europa Assolutamente e sì. campione d'Italia. Olè! Sta festeggiando la vittoria della Champions. Mi dissocio. Quindi io direi grazie mille alla chat per esserci stata e grazie mille a voi tre, quindi a Elisa, Nicole e Veronica. Grazie a voi ragazze, buon ricevimento. Grazie. Ci vediamo alla prossima e buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte.